Buona giornata cari amici, oggi 15 febbraio 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Florida, sparatoria nel campus, almeno 17 morti, l'autore fermato è un ex studente. Il responsabile Nicholas Cruz è un ex studente di 19 anni. Ha contatti tramite i social media con diversi gruppi legati alle armi e ha partecipato a diverse chat room su YouTube sulla produzione di bombe. Intercettazioni. Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio. Non devono mai essere rese pubbliche. Pene per chi lo fa. Da anni il centrodestra prova a eliminare uno degli strumenti che i magistrati ritengono più utili. L'ex premier bolla la recente riforma con depotenziamento delle intercettazioni come risibile e vuole andare oltre il bavaglio messo a punto sotto i governi Renzi-Gentiloni, che entrerà in vigore a giugno. Dalla separazione delle carriere alla legittima difesa, insomma, il comizio show sulla giustizia appunto di Berlusconi. Restituzione del Movimento 5 Stelle, Di Maio dalla lista di 8 irregolari, Della Valle non ha restituito 270.000 euro, Pisano 200.000. La lista dei parlamentari uscenti messi sotto accusa dalle Iene e le loro eventuali giustificazioni. L'aspirante premier intanto legge in diretta Facebook un elenco con i nomi di 8 eletti e le cifre delle restituzioni irregolari. Dopo 24 ore di silenzio parla l'eurodeputato David Borrelli, che ieri ha lasciato il movimento. Ho deciso di aderire a un nuovo progetto che si occuperà proprio di imprenditori e risparmiatori. Roma, si apre una voragine nel manto stradale alla Balduina, inghiottito alcune auto in sosta. Per il momento non ci sarebbero feriti, ma sono in corso accertamenti. La zona è stata isolata dai soccorritori anche perché si teme che il terreno ceda nuovamente. Per ora rimangono ignote le cause del crollo. Sudafrica, il presidente Zuma annuncia le dimissioni prima della sfiducia del Parlamento. Investito da centinaia di scandali, il leader era già stato scaricato dal suo stesso partito. Zuma era al potere dal 2009. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.